sul ring di Saint Vincent, è già salito sul ring Sugar Baby Rocas, lo sfidante, ex campione del mondo dei pesi super mosca, che è passato di categoria dopo due sconfitte subite dopo la difesa del titolo del mondo, dopo aver battuto Gustavo Ballas e Gilberto Roman, fu sconfitto e quindi ha deciso di passare a 30 anni di categoria. Eccolo qui inquadrato, Sugar Baby Rocas, colombiano di 30 anni, di Barranquilla, 1,70 m per 54 kg e 400, esattamente lo stesso peso che il suo avversario, il campone che sta per salire sul ring, Welcome in Seat, detto Oak, ha pesato. Ancora qualche informazione mentre vediamo le giovani rappresentanti della Val d'Aosta con le loro bandiere, eccole qui inquadrate, molto carine, pronte poi alla cerimonia. Ci sentiremo gli inni per l'arbitro, lo statunitense Steve Smoker, e poi quelli dei due pugili, prima in cita e poi prima Sugar Baby Rocas e poi Welcome in cita. Una notazione, diciamo, di carattere di curiosità: a Las Vegas i bookmaker hanno dato vincente per 10-1. Ecco qui intanto è salito sul ring il campione Welcome in Cita, conosciutissimo in Italia ormai, perché dopo aver vinto il suo titolo del mondo a Tel Aviv il 10 marzo del 90, ecco qui la corona, la cintura contro il francese Fabrice Benichou, poi l'ha difesa due volte, è in Italia, entrambe le volte ha vinto. La prima volta a Roma contro Cruz la scorsa estate, un match che abbiamo trasmesso anche noi di Tele Monte Carlo, KO alla settima, e poi proprio ad Aosta, come abbiamo detto prima, contro Lopez, KO all'ottava ripresa. Quindi un grossissimo pugile, eccolo qui inquadrato, di East London, 27 combattimenti, 27 vittorie, 14 KO. Non è da meno il suo avversario, perché i suoi match sono 38, 34 vinti, 22 per KO, quindi circa il 60%. Ed ecco l'inno per l'arbitro Steve Smoker, l'inno statunitense. Inquadrato Sugar Baby Rocas, pantaloncini scuri con banda gialla. Ecco, Patrizio, un tuo pronostico, che eri già sbilanciato in sede di telegiornale due ore fa. Sì, grandissimo match. Sono sicuro, perché entrambi posseggono caratteristiche e qualità tecniche da far prevedere un grosso match. Io stimo molto pugilisticamente in cita, mi piacque molto nel match che commentammo noi a Roma contro Cruz. Veramente sono convinto di che assisteremo veramente a un grosso match. Sì, aggiungiamo, per quello che riguarda la possibilità che questo match si concluda prima delle 12 riprese, sono molto poche, anche perché Sugar Baby Rocas non ha mai perso prima del limite, non è mai andato a KO. Abbiamo detto delle sue due sconfitte contro un grande campione come Gilberto Roman, e poi soltanto un altro neo, ma sempre ai punti nella sua carriera lunga. Mentre è inquadrato Welcome in Cita, veramente una superstar, un ragazzo molto religioso, si diletta di giardinaggio e sta costruendo un centro giovanile ad East London. Match sulle 12 riprese, pugili, ecco intanto sentiamo alla grande nel mondo sportivo internazionale. Sono cadute le leggi anti-apartheid e una commissione del CIO si è recata in Sudafrica per verificare che ormai non c'è nessuna separazione fra negri e bianchi, specialmente in campo sportivo, e la IAAF, la Federazione Internazionale Atletica Leggera, vorrebbe addirittura bruciare sul tempo il riconoscimento ufficiale della rentrée del Sudafrica nel mondo sportivo. E la presenza di un pugile di colore su questo ring conferma appunto questa apertura politica sportiva giustissima. Match sulle 12 riprese, i due pugili hanno veramente sono identici sul piano fisico, entrambi 1,70 m per 54 kg e mezzo, il limite della categoria che è appunto di 122 libri. Quindi un match tutto da vedere, che ci terrà col fiato sospeso fino al termine.
Sì, fisicamente sono quasi identici, forse un tantino più definito muscolarmente in cita. Sì, è più potente, ripetiamo, 27 imbattuto, 27 combattimenti con 27 vittorie, è stato anche campione sudafricano da dilettante, professionista dall'83, mentre Baby Rocas, che vive a Miami, è sposato con 3 figli e ha 5 fratelli pugili, tutti e 5 campioni di Colombia da dilettanti, compreso lui. Primo round, pantaloncini bianchi per il campione, pantaloncini scuri per lo sfidante, che anche è sfidante numero uno, quindi un match di assoluto livello, niente di comodo per Baby Rocas e welcome in cita, detto Oaks il falco. Fase di studio, il pubblico di San Vincent segue in perfetto silenzio questo match, che è anche il match di apertura della Sare, che vedrà poi impegnati sul ring altri pugili, tra cui l'italiano Giorgio Campanella, un fighter, un leggero che si distinse anche alle Olimpiadi di Seoul, al suo terzo match professionista. Vediamo welcome in cita, che sta usando il suo sinistro. Sono fasi molto, molto caute, ricordiamo al pubblico che il primo round per i pugili è sempre un round difficilissimo, perché è il round dove si smaltisce la tensione nervosa accumulata proprio dentro gli spogliatoi, e quindi sempre un primo round che poi in gergo si dice un round di studio, ma sì, in effetti diciamo è uno scarico proprio di tensione nervosa accumulati durante l'attesa del match. Così si misura, meno che di qualche così pugile un po' pazzo che si butta a capo fitto sull'avversario per sorprenderlo, ma quando si tratta di due campioni certamente c'è questa fase in cui si cerca di verificare le qualità tecniche, stilistiche dell'avversario, si cerca di tante giungere... volte, Giacomo, anche quello è uno scarico di tensione nervosa, subito attaccare. Ecco, tu come reagisci sul ring? No, io sono abituato proprio a stare tranquillo, calmo, far passare qualche ripresa prima di passare al contrattacco. Ha provato, ecco, adesso un destro in cita e subito ha risposto Sugar Baby Rocas, che ha fra le sue qualità migliori proprio quello di essere un counter puncher, cioè un incontrista, cioè uno che colpisce di rimessa sugli attacchi degli avversari, quindi deve stare molto attento, e sta usando il suo jab a ripetizione proprio per evitare la reazione del colombiano in cita di non restare sui colpi. Ha provato adesso un buon gancio sinistro sul destro di incita, molto attento Rocas. Stiamo avviandoci al termine del primo round, una situazione di totale equilibrio tra i due pugili, diversa chiaramente, anche si può comunque notare la impostazione tecnica, stilistica, una guardia leggermente più abbassata, quella del sudafricano con il sinistro più basso, mentre avanza con frontale e termina il primo round. A fra poco per i replay. Informazioni sul consumo intelligente. L'indirizzo è sulla bolletta. Rieccoci di nuovo sul ring del Palasport di San Vincent. È terminato il primo round. Patrizio, a chi lo assegniamo? Ma certamente un round equilibrato. Non è stato questa fase, comunque questo round molto cauto per entrambi. Da quello che ho potuto capire, Rocas ha disputato un primo round comunque attendistico. Secondo me la sua caratteristica è proprio questa di aspettare i colpi dell'avversario, parare e schivare e rimettere immediatamente. Abbiamo visto proposto da Angelo Carosi, il regista, proprio questo momento in cui del rientro, anche se è andato a vuoto, così ci ha dato così l'esempio tecnico di quello che è capace di fare il campione, ex campione del mondo dei Super Mosca, Sugar Baby Rocas, pantaloncini
scuri sulla sinistra, e siamo al secondo round. Abbiamo dato 10 punti a ciascun pugile, il modo da assegnare i punteggi sono 10 per chi vince o chi non perde la ripresa, poi 9 per un punto, 8 in genere non si dà più di 10 a 8. Intanto è partito Rocas, subito terminata la fase di scarico, e come dicevamo Giacomo, lui attende, ha portato il destro in cita, ha parato e rientrato col montante. Eccomi. E questa è la caratteristica di Rocas fino a questo momento. In cita ha tentato un lungo colpo da lontano, non è giunto a segno, e Rocas ha preso il centro del ring in questo momento, ha preso l'iniziativa e in cita è obbligato a muoversi sul ring sinistra a destra per cercare di usare quello che secondo lui è il miglior colpo che ha a disposizione, è il jab, cioè il sinistro lungo. Ecco, l'abbiamo visto sul sinistro di Incita, è partito controtempo, bellissima, questi tre colpi di Baby Rocas visti e schivati comunque millimetricamente da Welcome Incita. Sì, in effetti Giacomo, erano colpi comunque molto larghi e abbastanza anche telefonati. Sì, non erano partito portati da lontano. Non era partito con una grande velocità, una sequenza lunga. Sì, ancora non comunque entrambi non riescono ancora a sciogliersi, ancora azioni comunque timide. Pantaloncini bianchi per il campione del mondo IBF dei pesi Super Gallo Welcome Incita sudafricano. Pantaloncini scuri per il suo sfidante numero uno, nonché ex campione del mondo dei Super Mosca, Sugar Baby Rocas, colombiano residente a Miami, concentratissimo, sta inseguendo Incita, che è molto cauto, cerca di entrare e uscire dalla guardia del suo avversario, forte di un grande gioco di gambe, Incita. Rocas a cercare di piazzare il colpo proprio d'incontro sugli attacchi di Incita, ma mai avventatamente, cioè non si lancia d'altronde ha 30 anni contro i 26 del suo avversario, 4 anni di differenza sono molto importanti. Partito col destro Rocas, ha doppiato col gancio sinistro invece Incita. Adesso sta cercando, ha trovato un colpo alla figura verso il fegato Rocas, che sta facendo in questo momento il combattimento, cercando soprattutto di mettere sotto psicologicamente Incita. Per Incita sicuramente il match più difficile della sua carriera. E termina il secondo round a fra poco per studiare i rallenti di questa seconda ripresa. Dino R. Collofit. Collofit, giusto collo. E se va bene a me, buona camicia a tutti. Dino R. Collofit, proprio una camicia coi baffi. Ma è vero! Le caramelle balsamiche Victor's Respira Vivo si sentono nella gola e anche nel naso. Victor's Respira Vivo. Azzurra. Dolce natura. Il gusto di far bene alla gola. E rieccoci in diretta dal palazzetto dello sport di Saint Vincent, inquadrato il campione del mondo Welcome Incita. Patrizio, com'è andata questa seconda ripresa? Mi pare che anche qui non sia successo niente di eccezionale. Sì. Ancora una ripresa abbastanza timida, anche se hanno cominciato entrambi a provare delle azioni. Abbiamo visto adesso Incita partire, poi è stato contratto comunque da Rocas col montante sinistro. I due pugili molto attenti, molto abili a schivare ed a non impegnarsi comunque in un combattimento a corpo dai ritmi eccessivi. Terzo round, combattimento sulle 12 riprese, campionato del mondo IBF. Rocas comunque nella seconda ripresa sicuramente ha assunto l'iniziativa, ma non al punto da guadagnarsi la ripresa. Comunque, in caso di dover scegliere, preferire probabilmente Rocas qualcosa di più in termini di pressing sull'avversario l'ha fatto, ma sono anche due stili diversi di box. Ecco il destro di Rocas arrivato al bersaglio, è uscito sotto al sinistro di Incita, è riuscito a portare un destro non forte ma comunque un colpo arrivato al bersaglio. Sì, primo colpo significativo di questo match nel terzo round, e si conferma quindi un attento colpitore d'incontro, ottimo nella scelta del tempo giusto. Si deve stare molto attento Incita
a portare i colpi, perché Rocas è pronto sempre nella replica. E c'ha qualche difficoltà in questo momento il sudafricano, che non riesce a trovare la misura. Vedi che spara colpi molto da lontano, non è riuscito a arrivare a quella distanza che gli consente di portare i colpi a segno. Ecco, adesso ha chiuso, è riuscito a colpire alla figura, poi la replica di Rocas. È arrivato adesso anche il destro, comunque di Incita. Attenzione, due colpi Incita, Incita si abbraccia, Incita è stato colpito da due gang. Sì, è partito da lontano Rocas, comunque è arrivato al bersaglio con un gancio destro, colpo che Incita ha sentito, abbiamo visto per un attimo anche piegare le gambe, poi ha dovuto legare per uscire da una situazione critica. Adesso vediamo se il giovane sudafricano ancora una volta attacca, ma il destro portato in gancio in montante di Baby Sugar Rocas si dimostra sempre puntuale quando cerca di abbassarsi e colpire, e arriva d'incontro al bersaglio grosso di Incita. Ecco, Incita finalmente ha toccato, poi ha evitato molto bene la reazione del colombiano, poi si legano all'angolo. Ecco che il match in questa terza ripresa si accende, sta cominciando a prendere più fiducia Rocas, ha colpito ancora con un montante sinistro il corpo di Incita, e mentre Incita cerca questi ganci molto larghi anche con l'interno del guantone, segno che non riesce a trovare degli spiragli all'interno. Ancora il gancio sinistro, questa volta è arrivato parzialmente da parte di Incita, che deve essere rapidissimo poi nella ritirata, perché effettivamente i controattacchi da parte del colombiano. Ancora buona le schivate, comunque ancora pronta la reazione di Rocas sugli attacchi di Incita. Match molto molto interessante, perché Rocas riesce a fare pressing nello stesso tempo anche a colpire d'incontro, cioè a portare il suo avversario a colpire. Ecco, molto basso, ma ancora Incita in difficoltà ancora di e nuovo. Sta attraversando già un momento comunque delicato di questo match, anche se siamo alle prime battute, perché è molto timido negli attacchi Incita, proprio perché termina il terzo round sicuramente di Rocas. Fra qualche attimo potremo vedere le fasi più interessanti a rallentare. Liquirizia! Credete che siano tutte pure? Assaggiate Sai la Liquirizia! Sai la Liquirizia, naturale e pura. Sai la piacere, il piacere più puro. La prima volta che Gianni mi ha parlato mi ha detto: voglio mangiar bene! Abbiamo mangiato vitello con capperi alla marena, malissimo, penne alla perroquet, malissimo! Certo, e alla fine c'era Petrus, amarissimo, benissimo! Ed eccoci di nuovo sul ring Patrizio di Saint Vincent. Finalmente si è visto qualcosa di decisivo forse in questo round. Sì, ecco qua il destro, comunque vediamo qualche azione, il destro di Rocas che ha colpito Incita, il colpo ha sentito. Dicevo Giacomo prima, sta attraversando un momento delicato Incita, anche se siamo alle prime battute, perché comunque fa degli attacchi timidi, perché teme sempre questa reazione pericolosa di Rocas. È proprio in una di queste reazioni che ha messo in difficoltà poi il sudafricano. Quindi la terza ripresa la possiamo assegnare decisamente a Rocas, che quindi va in vantaggio quando mancano 9 round al termine, compreso questo. Questo è il terzo e siamo per entrare nel quarto. Ecco, vediamo Sugar Baby Rocas, che contro diciamo anche le quote che hanno dato i bookmaker di Las Vegas, sta conducendo con una certa anche autorità questa prima fase di questo mondiale dei Super Gallo versione IBF. Nei confronti, ecco, buono questo colpo da chitto di Incita. Sorride Rocas. Così sorridono sempre quando si prende un colpo. Quando si prende un colpo, sì. Ecco, è riuscito da chitto a arrivare a segno. Welcome Incita in apertura di quarto round. Match difficile, ecco, perché la box è uno sport di grande intelligenza, perché bisogna comprendere la box avversaria, studiarla, andare a cercare poi le brecce nella tecnica, nello stile, nella psicologia dell'avversario. E poi bello il destro da chitto questa volta di Incita, finta di sinistro e destro di Incita che tocca per la seconda volta. Ecco che Incita forse ha trovato la chiave, queste sortite improvvise su un uomo che sostanzialmente è fermo sul quadrato avanti, sì, a piccoli passi, deve essere danza. Più rapido nei colpi, più deciso nelle sue azioni. Comunque finora non li ha doppiati, un colpo ed è scappato. Comunque due destri arrivati a segno da parte del campione sudafricano, che in questo quarto round ancora un gancio sinistro di Incita ben consigliato all'angolo da Luther Burgess e il suo manager Nzi Zeta Mguni.
Ecco, adesso è rimasto sulle intenzioni in cheat. Voleva colpire, si è portato a distanza, poi si è avvicinato talmente tanto che a quel punto non ha potuto piazzare più il colpo. Rocas preoccupato da queste iniziative, specialmente dal destro, che finora ha cambiato braccio, aveva affidato molto del suo combattimento al jab sinistro. Abbiamo visto che la differenza ora la sta facendo il destro invece. Sì, comunque secondo me la chiave di questo match da parte di Incida dovrebbero essere esclusivamente proprio le finte degli attacchi. Abbiamo visto che ora Rocas sta cercando di innervosire, irridendo un attimo il suo avversario. Ancora, ecco, ancora. Con un calcio sinistro da Kitto proprio preciso di Incida. Non si lascia incantare, adesso colpisce dietro la nuca, comunque un altro gancio destro parzialmente bloccato dal guantone sinistro di Incida. La reazione di Rocas in questa seconda parte della quarta ripresa, a vuoto comunque ora, situazione di equilibrio anche psicologico sul ring. Adesso l'1-2, andato a vuoto, non riesce a trovare la misura, subito Rocas contrattacco, poi coi guantoni, ancora il tuo gancio sinistro, cerca ora l'1-2, in buon stile, certamente è molto elegante ancora sui guantoni in cita. Ancora la reazione, bello il match, ve l'aveva promesso Patrizio Riva che assistiamo a un grande combattimento tecnico e agonisticamente interessante, danza e termina il quarto round, ci vediamo fra un po'. È riuscito a piazzare, ecco un bel destro che rivediamo, un bel destro da Kitto sentito da Rocas, perché in quella fase si è, ha sorriso, quindi significa che comunque il colpo l'ha sentito. Si è riuscito comunque a piazzare altri colpi. Ecco, si è visto benissimo, sì, da questa stupenda telecamera posta praticamente sopra il ring, è stato leggermente più obliqua proprio per consentire una buona prospettiva, e quindi diamo questa, sì, ripresa più deciso negli attacchi in cita, quindi si aggiudica questo round e quindi 10 punti in cita, 9 a Rocas. Situazione quando inizia il quinto round di perfetto equilibrio, parità almeno sul nostro cartellino, un cartellino di Patrizio Riva e Giacomo Mazzocchi. Vediamo un po' che cosa succede in questo quinto round. Terzo per Rocas, primo a rompere gli indugi. Cita ha preso le sue misure nel quarto, vediamo il quinto, anche per i consigli che vengono dall'angolo. Molto importanti, vero, come vede il combattimento dall'angolo l'allenatore per un pugile. Sì, certamente è un'altra cosa vederlo da fuori, quindi è una fase di lotta. Di lotta, e poi veramente in maniera poco da gentiluomo, con poco fair play, da terra ha dato una mezza gomitata. Rocas è incita immediatamente, si è scagliato sull'avversario, ora trattiene Rocas. Speriamo che non si sporca questo match, perché era cominciato così bello anche tecnicamente. Speriamo che non si lasciano trasportare dal nervosismo dei pugili. Piccolo incidente in questo quinto round, poi i due pugili sono attaccati i guantoni, questo vuol dire facciamo pace, fra virgolette, vediamo se è effettivamente così. Trate due campioni autentici. Ha provato ancora un destro in cita, visto da Rocas. Comunque per Rocas questa, se non è l'ultima delle spiagge, è un po' la penultima. Non è che 30 anni ormai siano tanti per la box, ma insomma, dopo la sconfitta, la perdita del titolo del mondo dei Super Piuma, il passaggio alla categoria superiore dei Super Gallo al limite dei 55 kg e 400, Sugar Baby Rocas, bello questo colpo al fegato da parte di Rocas, colpi molto caricati, forse sì, troppo. È stato un errore comunque di incida, si è fermato sul destro e quindi Rocas è riuscito a colpire al corpo. Dicevamo che dopo il passaggio di categoria ha sempre vinto.
del lanciatissimo verso il titolo del mondo, perché certamente se gli sfugge contro Incita, poi per avere un'altra chance dovrà attendere ancora qualche tempo. Quindi è la grande occasione per lui, così come per Incita, di mantenere questa imbattibilità al suo 28esimo combattimento da professionista. Attacca, poi si ferma e abbraccia. Provato il destro adesso da Chitto d'incontro. Comunque l'arbitro dovrebbe comunque richiamare Incita. Diventa pericoloso con la testa quando attacca il sudafricano. Ma è molto abile comunque Rocas a tenerlo a bada, a usare anche il montante. Ora è andato a vuoto e sì, finisce per terra. In effetti colpi con molta forza, quindi si sbilancia. Bravo Incita a spostarsi, a togliersi davanti da Rocas, e certamente con quei colpi telefonati pieni di forza perde l'equilibrio. Termina la quinta ripresa, ci vediamo fra un attimo. Ma è vero! Le caramelle balsamiche Victor's respira vivo, si sentono nella gola e anche nel naso. Victor's respira vivo, azzurra, dolce natura, il gusto di far bene alla gola. Ecco, siamo di nuovo in diretta dal ring di Saint Vincent per vedere Welcome Incita appena toccato da questa magica, vediamo il tuffo a terra dei due abbracciati rallenti, e poi questo colpetto, ecco, di gomito dato da Rocas indispettito al suo avversario, e poi ancora vediamo questo volo per un round tutto sommato, come l'hai visto? Un round comunque niente di particolare. Di particolare. Quindi possiamo dare 10 a 10 pari. Sì, quindi dopo 5 round, mentre ci avviamo al giro di boa, alla sesta ripresa delle 12 di questo mondiale dei Super Gallo versione IBF, situazione di perfetto equilibrio, ancora grande suspense per l'esito finale di questo combattimento. Ancora tocca con questi colpi da lontano da Chitto Cita, che di nuovo si affida al suo jab, però non è un jab a far male, ma un jab teso a tenere lontano l'avversario. Guarda come gioca ora Rocas, perché le iniziative di Incita non sono serie, e quindi lo irride spostandosi lentamente, quasi a rallentì su Incita, quale naturalmente sta facendo un grosso lavoro di gambe, mentre ancora bello il destro di Incita che si è un po' fermato sul guantone, ma che è anche arrivato a segno. Di nuovo è scattato il destro velocissimo di Welcome, che vuol dire benvenuto Incita. Ancora finte e poi rimane sui colpi, ma Rocas non ne approfitta. Ancora il gancio sinistro di Incita, la replica di Rocas che non va a segno, colpi isolati. Cerca il destro ora per fermare, prendere sul tempo Rocas Incita, poi lega sicuramente comunque a distanza corta, ravvicinata, è più abile il colombiano. Adesso un colpo sotto la cintura, immediatamente Steve Smoke interviene. Comunque si sono anche scontrati con la testa in questo scambio. Ecco, ancora ci sono state le scuse reciproche. Match che sta andando avanti dopo quegli... Ah, bellissimo questo gancio sinistro, precisissimo, si è portato a distanza Incita, primo gancio sinistro perfettamente giunto a segno, ha trovato la giusta misura e il giusto tempo. Sì, mentre Rocas stava tentando di portare un montante sinistro, ed ecco il montante destro anche giunto parzialmente a segno, poi Incita subito continua, non si ferma più sui colpi, sta aumentando il ritmo, comunque sempre sulla stessa falsa riga tecnica. Incita che si muove per il ring, Rocas che lo insegue, lo sfidante, colpi giunti sui guantoni di Incita. Provato un gancio testo Incita. Incita finta sempre il sinistro, poi spara il destro. Comunque Rocas è molto abile a parzialmente bloccare, molto
ancora arrivato il destro, questa volta volando mentre si spostava, comunque è un destro assorbito bene perché già era in movimento. Sì, sì, è un destro che comunque ha visto proprio all'ultimo in cita, quindi un destro che è arrivato parzialmente a bersaglio, neanche sul volto, ha preso sulla spalla. Ammortizzato appunto dal movimento, è molto importante. Però è stato molto bravo Rocas a uscire fuori da quel sinistro. Ecco, ecco i crociati! Incredibile, sul gong, aveva suonato il gong. E Rocas ha colpito con un destro e viene richiamato il gong, ha suonato debolmente, lo rivedremo fra un attimo. Tele Montegallo in linea diretta con lo sport. Fra tutte le paste, la pasteria d'autore. Chirico, dal 1895, pastificio in Napoli. The Door to Monte Carlo, una vacanza esclusiva per 15 anni. Ed eccoci di nuovo sul ring di Saint Vincent, è stato richiamato Sugar Baby Rocas. Questa è l'azione precedente. Questa è l'azione precedente. Aveva preso il destro sulla spalla in cita. E poi sul finale c'è ecco, stato. Dovrebbe essere questo, il destro comunque è arrivato questo. Questo destro ecco è qua. Buono. E questo è ha causato la perdita di un punto, quindi la perdita del round a Sugar Baby Rocas, che forse se l'era aggiudicato. Ma era anche abbastanza equilibrato, ma certamente con questa penalizzazione di un punto, certamente il round è per incita. Vediamo adesso se ha comunque un po' scalfito l'integrità fisica di incita, perché di incita, ha preso due destri nel finale, sì, abbastanza pesanti. Ha perso un punto, ma vediamo se ha lasciato traccia, infatti sanguina leggermente dal naso il campione del mondo, il sudafricano Welcome Incita, e lo vediamo molto ora cauto che gira, un po' preoccupato, certo è stato molto furbo Sugar Baby Rock, ma io devo dire la verità che non l'avevo neanche io sentito granché. Sì, comunque è stato debole, diciamo, il suono, forse sì, in effetti Rocas non l'ha sentito. Ancora tentato il destro, poi si abbraccia, incita, poi riceve una bella gomitata sul viso, ma non a far male, a spostarlo da parte di Rocas. Invece si è sporcato un po' per questo colpo, ma comunque molto abilmente Steve Smoger, l'arbitro, ha richiamato, quindi ha riportato la situazione, diciamo, nel giusto, togliendo un punto a colui che aveva beneficiato di un'azione poco corretta, forse non voluta, ma sostanzialmente ingiusta. Comunque incita in questo sesto round, sei round al termine, appare un po' sconcertato, non lo vediamo più estremamente lucido, quindi questi due colpi nel finale della sesta ripresa dovrebbero aver così prodotto qualcosa di positivo per Sugar Baby Rocas. In realtà nato José Rocas, poi spostato negli Stati Uniti, è diventato Sugar Baby. Comincia a continua comunque a caricare i colpi Rocas. Fuori misura all'attacco di incita. Ricordiamo 22 vittorie per KO su 34, siamo vicino al 70% di percentuale di successi prima del limite per lui. E si vede perché carica veramente, quando può carica il colpo con estrema determinazione e rabbia. Mentre incita non riesce più a ritrovare la misura, è andato a vuoto in tre iniziative consecutive. Sì, è ancora un po' scombussolato secondo me dall'atterramento. Fa degli attacchi proprio fuori misura, attacchi non convinti. Adesso il destro di Rocas al bersaglio. Rocas molto lucido, ecco ancora è andato al colpo, poi hai visto come invece di ritornare indietro si è piegato. Sì, proprio per non dare bersaglio a Rocas, che è molto pericoloso nelle repliche. Sì, si è piegato, però è stato un gesto, non voglio dire, poco pugilistico, ecco, un po' da chi è abbastanza preoccupato, non è sereno. Al sinistro per tenere lontano il suo avversario. Incita non intende assumere iniziative, poi prende un colpo al corpo, un gancio montante sinistro e termina il round. Ci vediamo fra un momento. Sì.
Ed ecco qui il volto di Incita, abbastanza preoccupato, guarda negli occhi il suo allenatore Luther Burgess. Ecco, rivediamo questo bel destro che è stato l'unico colpo portato a segno da Incita in questa settima ripresa, che tutto sommato, Patrizio, leggermente un round per Rojas, secondo me ha portato l'iniziativa, l'attacco Incita ha soltanto cercato di difendersi in questo round, e allora avrebbe riportato il match in equilibrio quando siamo al settimo round, l'inizio dell'ottavo, con 5 round quindi alla fine del match mondiale previsto, come tutti i mondiali ormai, sulle 12 riprese. Abbiamo detto che sarebbe stato un bellissimo match, lo è, anche molto equilibrato, e questo lo rende ancora più interessante. Uomini che si rispettano, uomini che si sfidano consapevoli di valere l'uno l'altro, che non si avventurano in iniziative sconsiderate. Tentato l'1-2, ancora tentato, poi piegandosi molto. Ecco, buona la combinazione, subito ha preso sul tempo Rojas portando 3 colpi. Forse la cosa tecnica più interessante fatta vedere da Incita fino adesso. Ancora altri 3 colpi, il terzo, un gancio sinistro è giunto sulla mascella di Rojas, non potentissimi ma colpi duri. Ancora non riesce a trovare il bersaglio Rojas, che guarda sempre fissamente il suo avversario, quasi volesse ipnotizzarlo, fermarlo, ma la danza sul ring del sudafricano non ha mai concesso pause, si è mai fermato, sempre molto mobile. Poi questi attacchi sono andati a vuoto, poi ha tentato ancora, bellissimo il montante con il quale ha reagito all'iniziativa di Rojas, andata a vuoto Incita. Ne è uscito bene, comunque un buon montante sinistro l'ha portato anche ancora Rojas. Il sinistro di Rojas, sì, è riuscito a colpire comunque col montante sinistro Rojas, molto più ruento nelle azioni Rojas rispetto a Incita. Lo sta cercando dall'inizio del match, ancora questa fase adesso Incita al bersaglio grosso, e Rojas l'ha lasciato fare aspettando il momento per piazzare il suo colpo, che però non è giunto. Si vede che è molto preparato Rojas e non teme così di essere sfiancato da colpi alla figura. Continua sempre molto mobile Incita, ancora manda a vuoto con questi piegamenti, arriva quasi con la testa sul quadrato, sul tappeto, queste sue strane sfilate. Sta percorrendo chilometri Incita sul ring, e poi in uscita è riuscito a piazzare un gancio destro. Allora bella la scelta di tempo, ma anche bravo Incita a alzare il guantone a tempo, sì, a pararlo bene questo destro. Ancora questa volta Rojas è riuscito a toccare dallo scambio. Rojas che sta cercando di calcolare i movimenti di Incita per coglierlo al volo, e termina questo ottavo round. Ci vediamo fra un attimo. Informazioni sul consumo intelligente. L'indirizzo è sulla bolletta. Ed eccoci di nuovo sul ring di San Vincent per vedere che Zin Zeta Mguni sta così ancora curando l'arcata sopraccigliare sinistra di Welcome Incita. Mentre vediamo una fase dell'ottava ripresa. Patrizio, a chi la segniamo? Ma io leggermente la assegnerei comunque a Incita, anche se potremmo anche trovarci in contrasto con la decisione dei giudici, perché comunque il criterio americano della valutazione prevede comunque di premiare il pugile che attacca. Benissimo, e ora siamo alla nona ripresa, mancano 4 round al termine,
e per Patrizio Oliva un punticino, scarso di vantaggio per il campione in virtù di questa ultima ripresa che abbiamo seguito, l'ottava del campionato del mondo dei Super Gallo versione IBF. La Welcome in cita il campione detto Oak, il falco, ed è proprio da falco questo suo muoversi sul ring, colpire e poi scappare, come abbiamo visto in questa occasione contro Sugar Baby Rojas, colombiano, già campione del mondo dei Super Mosca. Ha molto rispetto per il suo avversario Uncita, si rende conto che questo è il match più difficile della sua carriera, non vuole strafare. In effetti già, come vedi, colpisce poco perché proprio ha paura sempre di questa reazione di Rojas, cerca sempre di lavorare con le gambe, di andare a vuoto. Adesso è riuscito a colpire con un gancio destro da un'uscita al corpo a corpo. Buona, vedi, ancora Rojas sempre pronto nel replicare e quindi mette da dei seri problemi a Uncita proprio a livello psicologico. Comunque pugile difficilissimo, ecco, ancora sta cercando la strada del montante, bello, 1-2 è passato fra i guantoni, bellissimo l'1-2 di Uncita in questo momento, mi ha ricordato un po' i tuoi 1-2, velocissimi, sì, due bei colpi, sinistro, veloci, destro, precisi, ancora il destro. Bravo Uncita. Quando parte all'improvviso Uncita, Rojas non riesce a vederlo. Quello che è straordinario è che comunque Rojas non accusa per niente questi colpi e io credo che in questa nona ripresa almeno tre bei diretti si sono stampati sul naso del colombiano, il quale ha fatto ancora il destro finale, due sinistri e un destro giunti a segno, grande il campione del mondo. Veramente in questa azione è stato stupendo Uncita, due sinistri doppiato dal gancio destro, colpi che hanno fatto proprio sbandare Rojas. Sì, sbandare non di più, questo è un uomo eccezionale, sì, mai andato al tappeto. Però è stato un ottimo destro, preciso, potente, messo alla frusta Uncita da Rojas, si è espresso alla grande in questa nona ripresa. Ecco, guardiamo che ancora danza, qualche circostanza ci ricorda un po' Sugar Leonard. Uncita, proprio questa morbidezza di movimenti sul ring, questa eleganza naturale. Vediamo comunque Rojas che non è più lucido, attento la testa Rojas, comunque continua a incalzare Uncita proprio per non deve accettare la bagarre Uncita, non deve lasciarsi trasportare da, ed infatti vedi che come gira, danza, e Rojas abbassa la guardia nel finale di questa nona ripresa. Ci vediamo fra un momento. Eccoci di nuovo sul ring di San Vincent. Patrizio, rivediamo queste immagini di questa stupenda ripresa. Ecco, abbiamo visto il destro preciso, di gancio destro di Uncita. Ancora lo rivediamo da quest'altra proiezione. Eccolo qui il destro che è giunto anche sul collo, ma poi ci sono stati quei 2-1-2 giunti a segno, ripresa sì, dunque questo round nettamente proprio per il campione. E il quale ora si porta un vantaggio abbastanza consistente quando mancano tre riprese al termine, 9 minuti in cui si dovrebbe decidere ancora più precisamente questo titolo del mondo dei pesi super gallo. Ecco che Steve Smoger richiama sul ring al centro del quadrato i due pugili, vediamo cosa succede ancora, c'è ancora tanto da vedere in questo combattimento. Rojas è uno che incassa tutto e lo abbiamo visto, perché altri pugili sarebbero rimasti più che soltanto scossi, come è successo a Sugar Baby Rojas per quei colpi dritti che gli ha portato Uncita. Ecco, Uncita ora è molto bravo a trovare il tempo, ancora bello. A volte Giacomo, proprio i pareri contrastanti, ho chiesto ai colleghi sudafricani un giudizio e loro addirittura hanno un punto per Rojas. Beh,
Vedi che loro non sono sciovinisti, almeno non parteggiano per il proprio pugile, e per loro il match è ancora più drammatico, evidentemente, perché hanno il loro pugile in difficoltà rispetto all'avversario. Poi vedremo alla fine chi ha ragione. Forse sono abituati a vedere un cita in modo diverso, più sicuro, ma davanti un uomo comunque difficilissimo, è questo che devono capire, devono valutare proprio questa situazione, che in Cita comunque ha un uomo davanti molto pericoloso. Un grandissimo campione di pugilato, ma anche di cuore, sempre deciso. Ancora bello il sinistro. Il gancio sinistro di Rocas, questa volta caparbio nelle azioni, comunque è riuscito questa volta a toccare con il gancio sinistro in Cita. Ha trovato la bisettrice buona nello spostamento di Incito, lo ha aspettato all'appuntamento e l'ha colpito con il gancio sinistro. Grandissima azione tecnica, come scelta di tempo anche da parte di Rocas in questo decimo round, 3 riprese, 2.5 in questo momento al termine. Non trova la misura e Rocas perde l'occasione per il suo montante sinistro finale. Ora l'uno, il destro da Kitto è stato intuito da Incita. Rocas sta giocando le sue carte in questo nono round, partito molto bene per lui. Incita continua a danzare. Sì, comunque sta cercando di fare un match estremamente intelligente, sta rischiando poco ed è giusto così. Adesso ancora il destro di Rocas sul sinistro di Incita. Sì, cerca di accumulare ogni tanto un po' di punti, sì, poi i punticini così senza rischiare, perché comunque ancora, guarda, il montante sinistro è sempre pronto nella replica. Rocas ora il sinistro di Incita ha anticipato quello di Rocas, anche come velocità i due pugili sono molto simili. Cerca di trovare la misura, non la trova neanche Rocas, neanche adesso. Sono molto molto mobili sulle gambe, anche sul tronco. Ancora bella questa iniziativa, stupenda. Comunque i pugili sempre lucidi, riescono a mandare a vuoto ogni colpo. Ma non tanto, e termina anche questo decimo round. Ci vediamo fra un istante ancora. Informazioni sul consumo intelligente. L'indirizzo è sulla bolletta. E siamo quindi alla vigilia dell'undicesimo penultimo round. Patrizio, a chi assegniamo quello il decimo? Ma certamente a Rocas, è stato sempre all'attacco, è riuscito poi a colpire nella metà della ripresa con quel bel gancio sinistro. E quindi Incita non ha fatto niente, ha cercato di evitare il contatto con l'uomo e amministrare quel lieve vantaggio, sì, che sa di aver accumulato, e quindi ci ritroviamo quasi in situazione di parità. Sì. Abbiamo forse un mezzo punto, ma quindi un punto, perché non esistono i mezzi punti, a favore di Incita, soprattutto in virtù di quel richiamo ufficiale che al quarto round ha un po' bloccato Rocas. Quel colpo portato dopo il gong, 2 round al termine, comunque tutto da giocare in questo stupendo campionato del mondo dei pesi super gallo, vissuto dalla folla neutrale di San Vincent. Non c'è un italiano su ring, con molta attenzione e molto gusto, molto piacere per lo spettacolo altissimo che la box sa dare quando è eleganza e anche forza come questo match. Ancora Incita, segue il tuo tema preferito, ha aperto la strada con il sinistro, poi ha piazzato il destro, poi ha mandato a vuoto sempre con questo piegamento verso terra i ganci di Rocas. Quindi ottiene un lieve vantaggio Incita, poi si ha stretto il destro, bello, stupendo, ha piegato. Clolo del KO, Incita ancora e collo a terra, attenzione, un destro fulminante, si è voltato all'angolo, viene contato da Steve Smoger, in inizio di undicesima ripresa, il colpo di scena, tremendo destro ha pescato, si è svoltato verso l'angolo con l'aria preoccupatissima a chiedere cosa fare. Attenzione, Incita è sull'orlo del KO,
scappò molto grave perché non è andato subito giù, ma ci è andato lentamente, a rallentì, quindi si vede che è intossicato, non riesce a mantenere l'equilibrio sulle gambe, comunque è lucido di testa, è lucido sul tronco, cerca di schivare, incalza Rocas e non riesce a trovare l'avversario, ha recuperato incredibilmente mentre viene incitato dall'angolo Rocas a continuare la sua azione, a frastornare con i suoi colpi l'avversario. Colpo di scena in questa undicesima ripresa, bocca aperta, danza sul ring ancora fresco sulle gambe che hanno miracolosamente recuperato. Sono drammatica la sequenza dell'atterramento. Ancora il sinistro di potentissimo di questo eccezionale fighter che porta il nome di José Sugar Baby Rocas. Un destro che comunque peserà sull'esito del combattimento anche se non termina prima del limite, perché ha una grandissima mobilità. Adesso deve calcolare di nuovo la bisettrice giusta, Patrizio, per riprendere al volo l'avversario. Sì, comunque è bravo comunque Rocas a non buttarsi avanti sconsideratamente, sta cercando di chiudere in cita, sa bene che con un altro colpo può chiudere il match. Comunque è stato veramente eccezionale quel destro da chitto da parte di Rocas, che ha proprio distrutto, dobbiamo dire, proprio l'integrità fisica di Incita. Bravo, adesso Incita comunque è riuscito a pizzicare ancora con il sinistro e miracolosamente il sudafricano ha recuperato quasi tutto. Continua un po' a scappare per il ring, azzarda anche degli attacchi, però psicologicamente e fisicamente ha recuperato, incredibile. E si muove, danza, rimanda tutto all'ultimo round evidentemente Incita. Probabilmente sarà un round mentre si prende qualche fischio dal pubblico di San Vincent, del palazzetto dello sport di San Vincent, ma naturalmente deve cercare di recuperare, deve evitare di prendere altri colpi. E termina il round, fra un istante vedremo il colpo del knockdown. Mi ha aiutato moltissimo, è un pasto completo con molta carne e con Pedigree Pal Mixer è ancora meglio. Senza non avrei ottenuto i risultati di questi anni. Guardate come spazzolano le ciotole. I Terranova mi hanno regalato momenti bellissimi. Pedigree Pal, raccomandato dai migliori allevatori. Come stiamo, Gianni? Ed eccolo qui il povero Welcome Incita, che sente che la corona che ha sul cranio sta per sfuggirgli, mentre vediamo la situazione. Guardate le gambe di Incita colpito dal destro di Rocas, guardate come non lo sostengono e come finisca al tappeto. Sì, proprio il capo ritardato, quello peggiore. Sì, ecco, rivediamo, non è caduto subito, poi indietreggiando. E così Patrizio perde due punti. Sì, perde due punti in questo round sicuramente. E anche nel più ottimistico cartellino in favore di Incita, fiduciosa, vedete Rocas sorridente. Rocas ha un punto. Sicuramente in questo round si butterà dentro Incita con tutta la forza che avrà. Sa bene che Incita sta guantando il titolo mondiale. Incita è sotto almeno di un punto. Si toccano i guantoni. Colpo di scena dunque all'undicesima ripresa di questo campionato del mondo dei pesi super gallo. E Incita a questo punto non può più scappare, Giacomo. Deve dimostrare comunque di avere carattere. Deve rischiare, secondo me, perché se scappa ancora questo round il match lo perde. Sì, deve assaltare il suo avversario, che certo deve è una roccia. Deve salvare la faccia proprio del campione del mondo. È una roccia. Deve rischiare assolutamente in questo round. È una roccia. Rocas, sicuro di avere la corona sulla testa, certamente a 30 anni non se la lascerà sfuggire dal capo. Comunque non aggredisce, gli come un gattone che segue il suo avversario. Se lui non prende l'iniziativa certamente non la prenderà Rocas, che sa di essere in vantaggio, infatti non sta facendo nulla, guantoni ben vicini al viso, aspetta
ecco, poi è scattato con il sinistro giusto per tenere l'avversario lontano, non riesce a trovare un'idea uscita che lo possa portare a ridosso di Rocas. Comunque Giacomo, ricordiamo che in Italia abbiamo anche un pugile che potrebbe sicuramente aspirare a questo titolo mondiale, Freddy Cruz, un pugile che risiede a Genova nella scuderia di Rocco Agostino, un pugile che secondo il mio parere ha tutte le qualità tecniche per affrontare uno di questi uomini. Sì, sicuramente. Sono d'accordo con te, vediamo gli ultimi istanti di questo mondiale intanto, con Rocca sempre al centro del ring, Encita che non sa trovare una chiave per uscire fuori dal suo dramma, dal suo tunnel, almeno secondo il nostro cartellino. Rocas avrebbe un vantaggio maggiore se non fosse stato richiamato ufficialmente al quarto round. Encita continua a correre, si affida al buon cuore dei tre giudici che ricordiamo sono due statunitensi, Carl William Larch e Pete Porjaski, e un olandese, Carl Klinot. Evidentemente Encita si affida tutto a un giudizio benigno, ma noi ci auguriamo che alla fine vinca veramente il migliore, e il migliore in questo momento secondo il nostro cartellino, quello che abbiamo visto è sicuramente questo trentenne colombiano. Buona la reazione sempre di Rocas, è sempre lui che ha mantenuto il centro del ring, ha obbligato, anche perché questa è la box di Encita, a muoversi sul ring in una situazione difensiva. Ha cercato la via del tocco e vai, ma finalmente ancora il destro di Rocas al bersaglio, si sono incrociati, è arrivato il destro del colombiano. Finalmente, dicevamo Patrizio, all'undicesimo round Rocas ha trovato il suo momento e l'ha sfruttato in pieno. Sì, anche perché il match era fino a quel punto era molto equilibrato, forse un leggero vantaggio per Encita, quindi con quell'atterramento ha dato proprio una svolta al combattimento. Rocas E termina il combattimento, alza le braccia per primo Rocas, le alza anche Encita, ora viene portato in trionfo dai suoi secondi il colombiano, da Jack Blumenfeld e Al Bonanni che lo hanno seguito all'angolo, e ora tutto anche da parte sudafricana, Mzize Mguni ha sollevato Encita. Per noi Patrizio, sul nostro cartellino, l'ultimo round che non ha detto niente, e quindi adesso andiamo a fare un po' i conti, quello che dovrebbe essere il verdetto finale, perlomeno il nostro cartellino. Secondo me un leggero vantaggio per il colombiano Rocas, mentre rivediamo ancora qualche azione di questo round. Comunque abbiamo assistito a un bel match, tecnicamente molto valido, i due ottimi pugili. E beh, i nostri cartellini dicono 117, 116 a 117 per Rocas. In attesa del verdetto difficile, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Caramelle balsamiche Victor's Respira Vivo si sentono nella gola e anche nel naso. Victor's Respira Vivo, azzurra, dolce natura, il gusto di far bene alla gola. Ed eccoci di nuovo sul ring di San Vincent, del palazzetto dello sport di San Vincent, dove si è appena concluso questo campionato del mondo dei pesi, ed ecco, vediamo la caduta su quel colpo. Eccolo qui, il destro lungo di Rocas, e lo sbandamento di Welcome Encita, e poi che le gambe non hanno sorretto, e poi è volato al tappeto, e questo gli costerà probabilmente, almeno sul nostro cartellino Patrizio, gli dovrebbe costare il titolo del mondo. Sì, la perdita di due punti, quindi sicuramente
C'è grande tensione sul ring per il verdetto, che comunque è molto... Attenzione. Per Nikita 115, Rojas 112. 115-112 per William Larch, giudice statunitense. 3 punti. Giudice olandese Carl Kleinot. Per Carl Kleinot, olandese. Nikita 114, 114 Rojas 116. 116, attenzione, tutto è lasciato a Pete Porjaski. 1 per 1. Giudice americano Pete Podjuski. Nikita 116, 116 in cita. Rojas 110. 110, 6 punti. Encita mantiene la corona dei Super Gallo e assurdo, noi non siamo d'accordo. No, assurdo un verdetto del genere, 10 punti. Io dico soltanto adesso questo match sia un messaggio per Rocco Agostino, che dia la possibilità a Freddy Cruz di poter affrontare Encita, perché ripeto, secondo me ha le qualità e le caratteristiche anche per poter battere quest'uomo. Eh sì, sono stati i due giudici statunitensi a dare il successo al sudafricano. Il match è finito molto, molto in linea, ma è così. Rocca sta piangendo a 30 anni. Spera, ha tutte le ragioni, perché non esiste un verdetto da parte mia, 6 punti scandalosi, proprio non è possibile. Il combattimento l'abbiamo visto anche noi, ed ecco, intanto vediamo che il collega sudafricano intanto sta intervistando il campione, mentre le lacrime di Sugar Baby Rojas sgorgono inarrestabili, ingiuste. Ogni tanto, purtroppo, sono cose che la box fa ancora succedere. E diciamo che ci sono state troppe riprese equilibrate, e penso che su queste riprese equilibrate poi il verdetto si sia andato a sostanziare. Ma troppe riprese pari, comunque chi ha condotto comunque il match anche in quelle riprese pari era sempre Rojas che andava avanti. 2-1 dunque il successo per Encita, mentre comunque riceve l'applauso e l'incitamento del pubblico di San Vincent. Welcome Encita, che si è scaldato soprattutto in questa fase finale del combattimento. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport.